Mon Panorama ci regala un'ora di puro godimento, mai un attimo di respiro, con tantissimi duelli, tatticismi, sportellate e pura adrenalina nel vedere questi fenomeni distreggiarsi con incredibile abilità nel misto di un circuito che non contempla vie di mezzo, o si ama o si odia, indubbiamente unico nel suo genere. La penultima tappa del campionato metteva in luce preamboli ancora oscuri, con la classifica a ergersi sovrana, pronta a sancire nuovi verdetti. Nella fattispecie, i riflettori erano inevitabilmente puntati sulle sorti di Edoardo Leo, un papabile big a rischio esclusione per la lotta al titolo. Ma quando si ha a che fare con campioni, ecco che il pupillo di casa Altus non si è fatto intimorire, guidando in maniera assolutamente impeccabile. Alla Leo, per intenderci, semplicemente meraviglioso, nel mantenere un ritmo pazzesco senza mai incorrere nel benché minimo errore, l'aspetto più probabilmente impressionante da condividere con Ferrari, il grande avversario di quest'oggi, capace nel rimanergli praticamente sempre incollato, pur non riuscendo mai ad affondare un attacco concreto. La sosta ai box all'unisono a 15 minuti dal termine sarà il momento clou della corsa, ma anche qui Leo è bravissimo nel sfatare il tabù per lui ancora un po' caratterizzante, confermandosi ancora al comando fino alla meritatissima bandiera scacchi. Se già questo potrebbe soddisfare i fini palati degli spettatori, la realtà offrirà ulteriore lustro grazie alla battaglia infinita per la terza posizione. E se ne potrebbe parlare per ore. Nella prima fase di gara viviamo un bristotto un po' nervoso, probabilmente stizzito da un Centonze bravissimo a difendere la posizione. Il duello si fa sempre più aspro, con Quintaillé, leader del campionato, a scrutarne gli esiti, pronto ad avvantaggiarsene. La voglia di non perdere terreno sui due davanti porta il pilota Mag Performance a sferrare l'attacco, lieve sportellata, quel tanto che basta, per mandare a Prato Alessio inerme anche sul sorpasso di Alessandro. La severa penalizzazione di 5 secondi da parte degli steward porteranno Bristotto a rallentare il ritmo, ricompattando quel tanto che basta il gruppo, permettendo così al compagno Murgia di entrare nella sfida in modalità attacco. Succederà di tutto, con 5 piloti a darsi battaglia senza esclusione di colpi su un circuito dove la parola rischio ne tatua già di per sé ogni singola curva. In questa girandola di battaglie più o meno riuscite, tra parentesi, vedi gli altri 5 secondi di penalità inflitti a Centonze per il contatto sullo stesso Bristotto. Alla fine il terzo gradino del podio sarà conquistato da Quintaillé, fondamentale per garantirgli quei 2 punti di vantaggio su Ferrari per la leadership del campionato. Ed è così che ci apprestiamo ad avvicinarsi all'ultima tappa della stagione in quel di Suzuka, con un altro nome da tenere seriamente in considerazione: Edoardo Leo, distante 11 punti indecifrabili se rivolti alle miriadi di variabili nascoste su un altro tracciato di natura altrettanto insidioso. Un ragionamento su cui si potrebbe inserire anche Bristotto, ancora in gioco, sia pur con 25 punti di svantaggio. A distanza di 6 gare sono questi i nostri magnifici 4, ciascuno col suo potenziale, ma soprattutto tutti incredibilmente affamati. Chi sarà il nuovo re? Questo, il dilemma che ci porteremo dietro fino al 12 dicembre.